cosa sia, dove e quando l'ho sentito, di sicuro so soltanto che fa zum zum zum. Merci beaucoup, merci beaucoup. Noi abbiamo una traduttrice, no? Simultanea, ragazzi. Sì. Ecco, buongiorno anche a lei, benvenuta anche a lei. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora, Sylvie, tu parlerai francese o inglese? Perché tu vivi tra la Francia e Los Angeles. En français, un po' in francese, en anglais, in inglese, in italiano. Anche in italiano, perché tu dovresti... Un po', ma ho dimenticato molto. Devo tornare in Italia più spesso. Perché tu lo parlavi tanti anni fa, l'italiano. Avevi cominciato a parlarlo molto bene. Ah, oui. Sì, certo. J'ai appris l'italiano. Ho imparato l'italiano. Oui. E puis j'ai appris l'italien avec plaisir. Ho imparato l'italiano con piacere. E ho cantato tantissimo in italiano. Et j'ai fait une tournée dans toute l'Italie. Ho fatto una tournée in Italia. C'était merveilleux, un public. È stato meraviglioso. Je suis tombée amoureuse. Sono io ad essermi innamorata dell'Italia. Et du coup, j'ai épousé un italien. E poi ho anche sposato un italiano. Hai anche sposato un italiano. Il tuo secondo marito, voilà, peraltro, è un italiano. Esattamente. Cosa hanno in più di speciale gli italiani, gli uomini italiani? Les hommes italiens, d'abord, ils sont allora, très séduisants. Intanto sono molto seducenti gli uomini italiani. Mm-hmm. E poi guardate quanto è bello il mio italiano. Sì. Il mio Tony. Sarà 40 anni che siamo sposati. 40 anni. 40. C'è incredibile. Incredibile. Qual è? Ma les Italiens d'abord, ils aiment chanter. Ma gli italiani amano cantare. C'est une langue merveilleuse. È una lingua, sì, meravigliosa per cantare. Et puis, moi j'adore chanter en italien. Anche io adoro cantare in italiano. Toutes mes chansons qui étaient des succès. Tutte le mie canzoni, tutti i miei successi francesi. Poi li ho cantati in italiano e sono diventati dei successi in italiano anche. Senti, Sylvie, lui si chiama Tony Scotti, ecco qua. Io ho visto ieri durante le prove qui, lui è molto attento, molto presente, ti guarda con un amore infinito. Io mi chiedo, dopo 40 anni che si sta insieme, come si fa a mantenere ancora un rapporto così solido, importante? Io lo chiamo l'amore assoluto. L'amore dell'età quando siamo è vero, l'assoluto più grande. C'est l'amour de la maturité. È l'amore della maturità. Quoique on est jamais, nonostante non si sia on poi mai così grandi, no? Si hanno sempre dei riflessi da adolescente. Mais je pense qu'il faut se ressembler. Però penso che bisogna somigliarsi. Et je crois que les Italiens ont beaucoup de points communs. E credo che gli italiani hanno molti punti in comune con gli slavi. Sì. Amano la famiglia, sì, rispettano gli anziani, i bambini, cantano, sì, amano la famiglia. Perché tu sei nata in Bulgaria, tu poi hai vissuto a Parigi, ti sei trasferita con la tua famiglia, col tuo papà e la tua famiglia, avevi 7 anni, no? Sì. Avevo quelli in quell'immagine, ne avevo un po' di più, però sì, forse 7. Sono nata in Bulgaria. Dopodiché i miei genitori si sono trasferiti e siamo andati in Francia. Ho dovuto imparare il francese, ho dovuto seguire le scuole in Francia. E la Francia è diventata il mio paese. Non è stato facile però, no? Dalla Bulgaria arrivare, cioè... No. No. Bulgaria, eri una bambina Bulgaria. Felice? Eri una bambina felice in quegli anni, oui, lì? Sì. Sì. Ho avuto un'infanzia, una prima infanzia estremamente felice. Ero circondata dai genitori, dai miei genitori che erano molto amorevoli. Fino a quando Stalin ha messo una mano pesante sulla Bulgaria, dopo è diventato tutto molto diverso. E sono cresciuta in un attimo, tutto insieme.
però Parigi ti ha accolto poi con tutta la sua bellezza e grazie a tuo fratello, perché in famiglia il musicista era tuo fratello, no? Se non sbaglio. Ma tutti erano musicisti, tutti. Mio padre, mio nonno, mio fratello, Eddie. Eccolo qui. Lui suonava il coro, il corno francese. E poi la tromba, quando è arrivato a Parigi. Però tutti cantavano a casa ma mia. Ma tu hai cominciato a cantare poi per caso, perché ho letto qualcosa che riguarda una cantante che doveva incidere questo pezzo, la cantante non c'era e te l'hanno chiesto a te. Cioè, tutto casuale? Sì, tutto per caso. Ma il mio ambiente familiare era musicale. Mio padre ascoltava musica classica. Mio nonno cantava. Tutti erano molto felici, gioiosi come gli italiani. E quindi anch'io ho iniziato a cantare proprio perché mio fratello era produttore in una grande azienda musicale e lui aveva registrato un audio con delle cantanti e con Franck Jardin e io dopo ho prestato la mia voce a questa cantante perché lei non si è presentata, lei non voleva cantare quella canzone. E da lì è partito tutto, successo incredibile, incredibile. Più che una partenza, direi. Io in questi giorni ho detto a vari amici miei che fanno parte del mondo dello spettacolo e non solo che tu saresti venuta e non c'è un uomo che non mi abbia detto io ero innamorato di Sylvie Vartan. Ti amavano tutti. Ma tu ti rendevi conto di com'eri amata, desiderata, cioè oppure no? Sì. Perché io amavo quello che facevo, infatti, quindi avevo un rapporto molto vicino, una complicità proprio con il pubblico. Sì, e mi piaceva essere sul palco. Loro non ti amavano solo perché canti ed eri la showgirl numero uno in Italia. Loro proprio ti volevano sposare tutti, Sylvie, volevo arrivare a questo. Mi sono sposata due volte ed è sufficiente. Adesso ci arriviamo al tuo primo marito, John Oliver, che peraltro ti ha presentato tuo fratello. Ma pensa a tuo fratello come è stato importante poi nella tua vita. Però adesso ti faccio vedere. Andiamo indietro con i ricordi. Posso dirti una roba? Sei bellissima. Sei bellissima. Bellissima. Vediamo allora il successo in Italia di Sylvie Vartan. Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, sentire una specie d'orchestra, suonare, 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 zum 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 zum, zum 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 zum. Sylvie Vartan. Mi piace cantare in italiano perché l'italiano è una lingua molto forte e appassionata, no? Abracadabra, abracadabra. Le stesse canzoni che sono in francese, quando io le canto in italiano, le dà una forza. Buonasera, buonasera, che piacere che mi fa incontrarmi di nuovo. Io ho girato in Italia con io penso che il pubblico italiano è molto caloroso e très bon souvenir. Gira e va, gira e va, se la va, la va. Gira e va, gira e va, se la va, la va. Zum 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 zum. Allora, Sylvie, quando ti rivedi, che pensi di quella ragazza lì? Mi sono talmente divertita. Il mio lavoro mi ha entusiasmata. Sono 60 anni che sono sul palco e che canto, e canto con il mio pubblico, che mi ha dato talmente tanto.
E io ho talmente amato quello che facevo, gli spettacoli, e soprattutto quando sono venuta in Italia, devo dirlo, ho partecipato a due grandi puntate, più che puntate in effetti, erano proprio delle trasmissioni. E ho vissuto in Italia con mia mamma, da bambina, e il piacere era enorme. Scoprivo il paese, mi piacevano le canzoni, lavoravo con delle persone meravigliose, coreografi straordinari, che mi hanno insegnato moltissimo, come Gino Landi, per esempio, o dei partner come Bramieri. Gino Bramieri. Certo. Lelio Luttazzi. Era talmente gioioso, divertente. Ho solo il sole nel cuore quando penso all'Italia, e non avrei potuto fare altrimenti che sposare un italiano. Dovevi solo sposare un italiano, ha ragione. Allora, però mi è stato detto che lei canta. Ma che canto? No, canto per disperazione, come si traduce? Meglio che canto, si dice a Roma. Allora, Sylvie, tu hai parlato prima dei tuoi compagni di lavoro, hai parlato di Gino Bramieri, hai parlato di Lelio Luttazzi. Io adesso ti voglio far vedere alcune immagini di allora, così rivedi anche le persone che ti sono state vicine. È un piacere, grazie, con grande piacere. Vediamo. La mia donna mi ha lasciato, senza lei non vivo più. Bentornata Sylvie. Grazie. So che stai per debuttare a Parigi. No. Ah, non è così? No, perché dovevo farla per 8 mesi. Troppo tempo, hai ragione. Così non ti può venire in Italia. Già, ti rivediamo a Canzonissima, mi fa piacere. Poi la tua nuova donna io sarò. Con la collaborazione di Sylvie Vartan, Miss Tanguette. E il suo eccitatissimo, ineffabile partner. Portava il cappuccino, sa 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 sa. Le pecore in intervallo. Peluta di Gubbio, ta da da da. Insomma, break, per favore. Dico, ma cos'è questo? È un bacio o un caso di rianimazione? Cos'è? Respirazione bocca a bocca, mi hai capito? Di un perché. Adorabile. Adorabile. Allora sai cosa ti dico? Mia figlia Donatella, che ha preso poco la tua età e di queste cose se ne intende, mi ha detto dovresti appellarti a, non so, ai ricordi, quindi incutere un po' di tenerezza. Ed è con questo sistema che oggi io per l'ultima volta tenterò di convincerti. La mia donna di servizio. No! Lelio, Gino, Johnny, Dorelli, tutte persone che ti hanno accolto in quel periodo, che ti sono diventate, sono stati vicino a te, e in qualche maniera poi tu qui a Roma, perché era a Roma che si registrava tutto. L'hai trovata cambiata che sei arrivata ieri in Roma? Hai trovato un po' cambiata? Oui. Sì. Ma tutto è cambiato. Anche Parigi è cambiata. Era l'epoca d'oro di Roma. C'era Cinecittà, c'erano tutti gli attori. E io scoprivo Roma. Ed era un qualcosa di più. E lo tengo sempre stretto al cuore. Ed è solo piacere quello che mi torna. Le canzoni, il lavoro. Facevamo prove tutti i giorni della settimana per la puntata del sabato. Certo. E quindi era magnifico. Io adoravo i balletti di Gino Landi. Le ballerine erano meravigliose. Avevamo dei costumi bellissimi. Tutto era molto gioioso. E l'atmosfera di Roma, tutto era gioioso. Allora, evidentemente,
evidentemente scoprivo questo paese, ho imparato l'italiano, mi sono gustata la cucina italiana, molto buona. Ma tu stavi a dieta? No, per avere un fisico meraviglioso così, no. Mangiavi tutto? No, sono adesso, devo stare a dieta. Allora mangiavi qualsiasi cosa e non ingrassavi? Tutto. Tutto, vedi che... Tutto, tutto. Fortuna. Un secret? Un segreto. Mi dicevano, bisogna mangiare la pasta per dimagrire. E quindi io mangiavo pasta a pranzo, a cena. Mangiavo solo pasta. Potevo mangiare solo pasta. Rien d'autre. E nient'altro. E poi un'insalata. Quindi non avevo dolce, ma mangiavo sempre pasta. E per un mese ho mangiato solo pasta. E sono dimagrita, in effetti. Dimagrita solo con i carboidrati della pasta. Allora non è vero che la pasta ingrassa, ragazzi. Io comincio a mangiare pasta anch'io, allora. Senti, ma il tuo piatto preferito qual era della pasta? Carbonara, matriciana, pomodoro e basilico? Adoro la carbonara. Adoro aussi... j'adore toutes les pâtes. Adoro tutte. Je les ai toutes essayées. Le ho provate tutte. Mais j'adore la carbonara. Ma sì, adoro la carbonara. Aussi... alla mamma, alla norma, alla norma, con le melanzane norma, fritte, sì, con le melanzane. È una pasta tipica siciliana quella. Io cucino molto bene, io amo cucinare, la cosa che mi piace di più, cucinare. Tu moi aussi. Anche io. J'adore. Guarda come lo dico bene, j'adore. Devi provare la mia dieta, la mia dieta della pasta, devi provarla. Tu cucini? Sì. Tu cucini? Sì, sei una brava cuoca? Sì, sì. Ah. Cucini per tuo marito? Anche mia madre cucinava. Hai imparato da lei? Hai imparato dalla tua mamma? Sì. E a mangiare aussi. E anche a mangiare. Senti, Silvi, volevo un attimo ritornare a quel periodo lì, perché poi tutte le ragazze ti imitavano, si pettinavano come te, bionde, lo stesso taglio, come ti vestivi. Adesso è cambiato tutto, no? Però tu allora facevi tutto da sola o avevi qualcuno che ti consigliava? Io so che tra gli stilisti c'era Saint Laurent che ti faceva anche delle cose molto belle, ma eri tu la stilista di te stessa, cioè era Sylvie che decideva come vestirsi, come pettinarsi? Sì, j'étais très gâtée parce ero... que... molto viziata, perché è vero che da giovanissima Yves Saint Laurent ha scritto e disegnato tutti i miei costumi di scena, ma io ho imparato anche molto con lui. Lui ha fatto per me dei vestiti straordinari e ho imparato ad amare la moda con lui, ma non mi piaceva tutto, quindi non ero obbligatoriamente alla moda, non dovevo per forza seguirla, avevo le mie idee e sceglievo quello che mi andava bene, sceglievo quello che mi piaceva e soprattutto avevo due guardaroba, quello da città e quello di scena. E certo che era diverso. E in scena mi permettevo tutte le follie, in vita invece preferisco la discrezione. Più sobria. Allora ti faccio vedere adesso un filmato del 1969, Sylvie. È doppia coppia il programma dove tu canti una canzone che è rimasta nel cuore nostro degli italiani e che peraltro è un successo internazionale. Vediamo.
Te la ricordi un pezzettino? Stefano, dai, fammela certo, sentire. Aiutiamo Silvi. La sento sempre. Anche in francese, eh? Anche in francese. Oh, in italiano. La pioggia il giorno tornerà, l'arcobaleno fiorirà lassù e brillerà come solo per noi, per noi, per noi, per noi, ta 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 ta, vai piano, piano. Come ti ama! Je ne m'entendais pas bien. Non mi sentivo bene. Senti Silvi, ma in quel periodo lì, bella, amata, desiderata, grandissimo successo, eri una donna felice? Devo dire di sì. Ma in tutta la vita ci sono dei momenti in cui si è più tristi, momenti difficili. Ho avuto anche due incidenti d'auto. Ho perduto delle persone che amavo. Quindi ci sono sempre dei drammi. Ma quando si canta, quando si è nel settore artistico, si ha molta fortuna. Perché quelli sono i soli momenti in cui... In un mondo incantato. C'est bien dit? L'ho detto bene? Ci si trascina in un mondo incantato e ci si dimenticano di tutti i problemi. Perché ci riesce sono ad le andare canzoni. Avanti, riesce ad andare avanti e non dimenticare perché oui. Non si dimentica, ma no. Metterli... No, c'è toujours all'interno. Sì, esatto. Ma è sempre là dentro, all'interno, anche i momenti più duri, più difficili, arricchiscono. Perché mostrano proprio come continuare. Andare oltre i momenti difficili e prendere il meglio dalla vita. C'è stato un momento dove tu hai pensato questo è un momento molto troppo difficile, non ce la faccio a superarlo. C'è mai stato nella tua vita davvero un momento di buio? Io li chiamo i momenti proprio quelli di buio, dove fai fatica a vedere la luce. Io sono sempre stata aiutata dalla mia famiglia, sostenuta dalle persone che mi erano vicine e che mi amavano. E non si ha il diritto di indebolirsi quando si ha delle persone di cui si è responsabili, soprattutto dei bambini, dei nipoti. Io ho la fortuna di avere dei figli che adorano. Amo i bambini in generale e inoltre faccio un lavoro per cui ho la fortuna di fare un lavoro che mi tiene vicino ai bambini, mi tiene vicino all'infanzia. Ho sempre quindi l'impressione di giocare, di essere in ricreazione, di cantare. Quanti nipoti hai? Tu sei nonna, quanti nipoti hai? Tre. Un arrière petit-fils depuis très peu. Tre, ma ho anche un pronipote da molto poco. Sì? Sì. Un petit qui a un an et demi. Ha un anno e mezzo. C'est la star de notre famille. Ed è la star della vostra famiglia. Senti Silvi, allora abbiamo parlato di tuo marito, 40 anni insieme, questo uomo meraviglioso, l'amore è assoluto come l'abbiamo, tu concordi con me. Che poi arriva nella vita. È una fortuna, Molto fortuna.
Io anche l'ho incontrato tardi, l'amore assoluto, molto tardi. E voilà. Avevo già 50 anni e sono molto felice voilà. con lui. 23 anni. Bravo. Nell'età della maturità, Pronto. Come dici tu. Ed è quell'amore assoluto, sapere che c'è sempre, che è sempre lì pronto a supportarti. Io ho visto ieri, davvero sono rimasta molto colpita con quanto amore tuo marito seguiva le tue prove. Mi ha molto molto colpito. Poche volte ho visto un uomo così attento che guarda la propria donna, la propria compagna con quell'amore e quella protezione. Ed è stato bellissimo per me vedere questo. Te lo... Grazie, grazie di dirlo, però è verissimo, è vero. È vero. Il faut dire que c'est un grand professionnel. Ma bisogna dire che lui è un grande professionista, anche facciamo lo stesso lavoro. On est vraiment jumeaux. E quindi siamo proprio gemelli. Il aime les mêmes choses, moi j'aime ci piacciono le stesse cose, a me piace la stessa musica che piace a lui. Lui certo è più grande di me. Mais il a fait beaucoup de choses, il était ma lui ha fatto tantissime cose, è stato attore, il avait sa propria maison de disque, aveva la sua casa discografica, gli Scotti Brothers, des frères italiens, aveva dei fratelli italiani, proprio così. Tout d'un coup, quand je l'ai rencontré au Japon, e quindi quando l'ho incontrato in Giappone, j'étais foudroyée par, sono stata proprio par folgorata da quest'uomo. C'est quelqu'un qui me ressemble. Ho detto mi assomiglia. Il fait le même métier, fa il mio stesso mestiere. C'est un producteur naturalmente un produttore straordinario. Si chiama o la metà della mela o l'anima gemella. Oh, quando incontri un amore così è così, è l'anima gemella, no? Ci si riconosce. È tutta ma noi la possiamo mela. Parlare del tuo primo marito, no? Il papà di David, perché tu hai un figlio grande. Ma c'était quelqu'un d'extraordinaire. Anche lui era straordinario. Io ho avuto due uomini straordinari. Tout à fait différent. Molto stiamo diversi. Parlando di Johnny Holiday che è mancato qualche anno fa, però voi siete stati sempre amici, anche era amico anche di tuo marito, no? Vi vedevate anche insieme. Ah, oui. Mon mari, mon sì, mari, sì. Il est tellement tellement généreux, mio marito è talmente generoso, comprensivo e anche lui amava Johnny, rispettava l'attore, rispettava il cantante. Perché come dicevo, Tony ha prodotto grandi nomi della canzone. De James Brown, James Brown, Streisand. Bon, il s'est occupé des plus grands et il connaissait très bien ce métier, il appréciait Johnny. Conosceva molto bene il settore e apprezzava il valore di Johnny. Io e Johnny, anche noi eravamo come fratello e una sorella, avremmo potuto vivere a lungo insieme perché amavamo le stesse cose ed avevamo anche la stessa età, ci siamo conosciuti molto giovani e abbiamo imparato tutto insieme. Abbiamo conosciuto quell'amore folle, i viaggi incredibili in giro per il mondo, la musica, è tutto a mille all'ora. Condiviso 15 anni, no, mi pare, 15 anni con Johnny, di più? No, di più, 20. Ah, di più, 20. Allora, vediamo insieme questo filmato, Sylvie Vartan e Johnny Holiday. Adesso vediamo un duetto con il tuo ex marito. Johnny Holiday. È in italiano? Non lo so, adesso lo vediamo insieme e poi lo vediamo subito. Signore e signori, Johnny Holiday. Il mio problema è dirti che ti amo. Oh, il mio problema è quanto durerà. Con l'età tu cambi le parole. Ma il mio cuore no, quello non cambia. Che non basterà, per legarmi non servono catene, ma l'amore mio poi ti legherà. Un verso di questa canzone che cantava Johnny dice: il mio problema è di sapere quanto durerà. Ah sì? Sì. E come... allora adesso lui sa. Quanto è durato? Oh, abbastanza. Abbastanza. Comunque 15 anni, lui si fa male. Ma vuol dire siete rimasti in ottimi rapporti. Ah sì. Sì.
c'était le feu. Era il fuoco. La folie. La follia. C'était le volcan, c'était il vulcano, tutto, tutto. C'était merveilleux aussi. Meraviglioso anche, veramente. Ti guardo perché come hai visto questo filmato. E perché finisce un amore così? Pourquoi? Pourquoi? Parce que le métier, perché il lavoro, dei cattivi incontri, l'impossibilità di continuare una vita che mi assomiglia in effetti. All'inizio le nostre vite si assomigliavano ed eravamo presi da questo amore folle e l'amore per il nostro lavoro e l'amore tout court, l'amore dei giovani e l'amore di tutti coloro che ci seguivano. Abbiamo vissuto davanti agli occhi di tutti, ma era come una grande famiglia, eravamo molto felici. E poi voi vi siete lasciati in quale anno? È finita? Nell'81. Ma nel 93 vi siete rincontrati, c'è stato un momento meraviglioso, molto intenso, molto forte, e in maniera diversa però ancora d'amore o di amicizia, chiamiamola, non so come chiamarla. Oui. Molto molto bello. Io mando la pubblicità e poi vediamo quel momento lì, perché è un filmato davvero molto bello. Pubblicità e poi ancora qua con Sylvie Vartan. Eccoci qua. Allora, dopo la pubblicità, ti faccio vedere questo filmato, 1993, tu te lo ricordi quel giorno? Che ricordo hai di quella sera? Così la data non mi dice niente. Ti faccio vedere. È un ricordo, ricordo professionale? Chi sto e chillo, dicono a Napoli. Professionale e anche sentimentale, guardalo con me. Ne peut être pour toi le premier, où j'attendrai afin d'être dans ta vie la dernière, où je serai dans ton avenir, loin des souvenirs pour te faire oublier tes tendres années. Je serai dans ton avenir, loin des souvenirs, pour te faire oublier tes tendres années. Merci. Happy birthday, Johnny. Sylvie. Adesso l'hai ricordato, quel momento lì. Certamente. Sono momenti unici, talmente emozionanti. Perché dopo tutti quegli anni di fuoco, di passione, ritrovare... Quando si è amato così, non si smette di amare, non si dimentica. Soprattutto appunto il fuoco della gioventù, Johnny era così bello. Lo trovavo magnifico e abbiamo imparato tutto insieme, siamo cresciuti insieme. L'amitié a pris il dessus. E poi dopo ha preso la meglio l'amicizia. E siccome Johnny era molto amico del mio secondo marito, Tony lo amano tutti naturalmente, perché lui è una persona che ama comunque a sua volta le persone, eravamo come una famiglia. E poi naturalmente le cose cambiano, si prendono dei percorsi diversi, certo. E ci sono delle persone che non restano obbligatoriamente per mantenere insieme la famiglia. Quando Johnny si è ammalato,
però c'è stata molta privacy, no, per quanto riguarda la sua malattia. E voi, tu sei riuscito poi a vederlo quando lui si è ammalato? Lui è morto molto giovane, è morto nel 2017, aveva solo 74 anni. È stato vittima della vita che ha vissuto e che ha scelto, penso. Ma chi è che decide? Qualcuno che è sopra di noi. È molto triste. Sono momenti molto tristi a prescindere da quello che succede. Però lui è stato il sole nella mia vita, all'inizio della mia vita, anche artistica. Che bello dire lui è stato il sole. Com'è bello, com'è bella questa frase che hai detto. Molto bella. Ho avuto la fortuna di avere un secondo sole, Sì. E non viene sempre, non ma è sempre così. Lui? Se nasconde tuo marito, l'italiano. Nel 2000 sei tornata in Italia, sei andata ospite da mie colleghe, e anche dalla nostra meravigliosa Raffaella Carrà, ma anche da Antonella, anche da Antonella Clerici e anche da Carlo Conti. E io ti voglio far vedere, quello è stato un po' in qualche maniera il tuo ritorno in Italia, no? Nei nostri show. Vediamolo. È da un po' di tempo che non la vediamo in Italia. Silvi Barton! Sarà capitato anche a voi di avere... Sono molto contenta di stare con te. Grazie. Grazie di ritrovare il pubblico italiano. Io carini ricordi di questa epoca e con tutti queste canzoni. L'italiano le è rimasto nel cuore. Eh sì. Sentita di sicuro, so soltanto che farà. Zum zum zum. Una meravigliosa stella, una meravigliosa showgirl, una grande soubrette. Con noi ai migliori anni, Sylvie Vartan. E cantando ho pensato che... Di questi grandi artisti con i quali hai lavorato, qual è quello che ricordi di più? In Italia? In Italia, sì. Penso che Bramieri. Bramieri. È un grande onore avere su questo palco Sylvie Vartan. Mattina cantando sono soltanto, ma stasera già mi sembra di sentire. Le canzoni belle non tramontano molto mai. Molto felice, felice. I bambini sono bravo, molto bravi. Siamo a Napoli, invece dei fiori, noi regaliamo questo un babà. No, grande babà. Questo babà è in tuo onore. Sylvie, ma è vero o mi hanno dato un'informazione sbagliata che tu hai deciso di lasciare però le scene? Ah oui, parce que... Sì. È vero, sono 60 anni che canto senza fermarmi, non stop, in un tourbillon continuo di valigie, di viaggi, e anche la mia famiglia viaggia con me, siamo una famiglia dalla Rolling Stone, siamo nei quattro angoli del mondo sempre, quindi è venuto il momento di prendere un po' le distanze. E voglio fare cose che non ho avuto tempo di fare prima. Bisogna sbrigarsi. Ma sì, sì. Ci sono tanti libri che non ho letto, film che non ho visto. Quindi sono sempre stata presa da quello che facevo. Adesso è il momento di prendere un po' di distanza, sì. Per cui a novembre concluderei. Io ho visto uno spottino, un filmatino, me lo mandate? Perché me l'avete mandato stamattina, me lo ricordo, proprio sull'addio 8, 9, 10 novembre sarà la tua ultima esibizione? Ce l'avete da mandarmi in novembre? Perché l'avevo visto. Je tire ma révérence la tournée d'adieu de l'icône. Les 8, 9 et 10 novembre au Dôme de Paris et en tournée dans toute la France. Sylvie Vartan en concert. Mise en vente des billets dès le 30 janvier. Un événement France 2 et Europe 1. Please. Just a moment. E vieni, Tony, dai! Voilà! Ecco, abbiamo parlato che fino adesso di te e volevo far vedere questo italiano che ha rubato il cuore a Sylvie Vartan. Lui parla pochissimo italiano. Sì.
Ma i suoi nonni erano di Avellino, c'è un po' di Molise, sì, vero? Sì, sì, sì. Nella sì. tua famiglia? Sì, la famiglia di mio babbo, sì. Sì, provincia Avellino. Di Avellino. Gesualdo, Gesualdo. Guarda, mettiti qua, mettiti seduto al posto mio, che così ci godiamo adesso l'esibizione di Sylvie. Sono un prigioniero, no? Sì, sei italiano. Lui è l'italiano che ha rubato il cuore a Sylvie Vartan. So, do I have to sing? Sì. No, no, il papà non voleva. No, no. È stato preso così al volo, non era pronto. No, non era pronto, sono stata io. Okay. Colpa mia, colpa okay. mia, colpa mia, Tony. Allora, ci siamo raccontati un po' di vita ed è stato molto bello per me, davvero. È stato un onore per me averti qui oggi perché ho parlato con... È molto raro, Sara. Lui non va mai in televisione. Sono molto orgoglioso d'essere italiano. Sì, no, parli molto bene. Io sono molto orgogliosa. Ecco, puoi tradurre? In francese, così lui capisce bene perché non ha l'auricolare. Perché io ho parlato con una grande star internazionale, ma soprattutto con una donna vera, avec une femme vraie, une véritable femme, piena d'amore e di sentimento. Et de sentiment. Quando penso di Sylvie, penso a un grande sposa, grande moglie, con grande moglie. Moglie. Padre. Grande moglie. Sì, sì, sì. Con la stage. Parla francese, sì. Che abbiamo il traduttore, famo prima. Con je parle francese. Si parla francese. Ma quando parlo francese? No, parlo l'English. English è dialetto italiano. È un dialetto italiano. Dialetto. L'inglese sul dialetto italiano. Ha imparato il francese e ha dimenticato l'italiano. Allora, perché... Sì, ma me e mon père sono nati in America. Mia madre e mio padre sono nati in America. E tutte le famiglie parlano inglese. Inglese. In famiglia si parla inglese. Non okay, parlano inglese perché tu sei cresciuto e loro sì. parlavano inglese, ma tu che sei italiano devi tornare di più in Italia e andiamo a Napoli e andiamo a... vengo anch'io con voi, c'ho un sacco di amici a Napoli.